Questo è il Lifan E3, uno scooter elettrico piccolo, agile e dal prezzo tutto sommato molto contenuto. Pensate che costa meno di 2000 euro, per la precisione 1990, il che lo mette in diretta competizione con i cinquantini termici. Prezzo basso però non vuol dire bassa qualità. Pensate che comunque questo Lifan monta un motore Bosch da 1,9 kW in grado di erogare una coppia di 70 Nm ed arrivare a una velocità massima limitata ovviamente ai 45 km orari. È alimentato da una batteria agli ioni di litio da 1,2 kW, batteria che pesa 9 kg. La cosa interessante è che il pacco batteria è rimovibile e quindi può essere ricaricata sia a casa che in ufficio. Un dettaglio molto importante soprattutto per chi non ha il box. Per ricaricare la batteria da 0 a 100 servono circa 6 ore. L'autonomia è di un'ottantina di chilometri. In realtà noi, usandolo prevalentemente, quasi esclusivamente in modalità sport, abbiamo fatto una decina di chilometri in meno. Una volta partiti, per il Lifan E3 sono solo complimenti. Ha una buona accelerazione, un buono spunto, ovviamente sempre in rapporto al tipo di mezzo di cui stiamo parlando. Delle tre mappature a disposizione, lo anticipavamo prima, si finisce sempre per usare quella sportiva, perché le altre due limitano troppo la potenza del motore e soprattutto la velocità massima, che ricordiamo è già comunque limitata a 45 km orari. Nonostante le ruote piccole da 10 pollici, dicevamo, il comfort anche sui suoli più sconnessi non è affatto male, garantito da una ottima imbottitura della sella e da un sistema di sospensioni che lavora davvero bene. Concludendo, il Lifan E3 è un mezzo urbano pensato un po' per tutti, sia per chi è alla prima esperienza sulle due ruote, per il pubblico femminile, ma anche per tutti quelli che cercano leggerezza e facilità d'uso. Il prezzo, meno di 2000 euro per comprare l'equivalente di un cinquantino, diciamo che non ci sono più scuse per non passare all'elettrico. Ciao a tutti!